Buongiorno. In questo breve video parlerò degli adenovirus. Gli adenovirus sono virus molto diffusi che frequentemente possono entrare a contatto con il nostro organismo e causarci infezioni che possono essere più o meno gravi, ma in genere, se si gode di buona salute e si ha un buon sistema immunitario, queste infezioni regrediscono da sole nel giro di pochi giorni. Però, in caso, ad esempio, di un sistema immunitario più debilitato, queste possono portare a conseguenze più serie. Vediamo inizialmente dove possiamo trovare questi adenovirus. Colpiscono una buona parte del regno animale, come ad esempio i pipistrelli, i bovini, i cavalli, ma anche animali come gli ovini, i caprini, gli anfibi e i pesci. Inoltre, gli adenovirus sono presenti nelle acque delle piscine e infatti chi frequenta queste acque può contrarre e manifestare infezioni da adenovirus come congiuntiviti o infezioni all'apparato intestinale. Inoltre gli adenovirus sono presenti anche in acque dolci come laghi, fiumi e torrenti. Vediamo ora la tassonomia. Gli adenovirus fanno parte della famiglia degli adenoviride. In questa famiglia sono presenti quattro generi, che sono gli attadenovirus, che colpiscono i bovini, gli aviadenovirus, che colpiscono gli uccelli, i mastadenovirus, colpiscono i mammiferi in generale, e i siadenovirus, colpiscono anfibi e anche altri animali. Qui vediamo un'immagine di adenovirus al microscopio. Inoltre, sono presenti numerosi serotipi, più di un centinaio, e molti di questi possono causare infezioni nell'uomo, come vedremo. Vediamo le caratteristiche principali e la struttura di questi virus. Gli adenovirus presentano un doppio filamento di DNA lineare, costituito da 30-36 chilobasi, un capside di diametro che va da 60 a 90 nanometri è costituito da 252 proteine di rivestimento chiamate capsomeri. In particolare di queste 252, 240 sono subunità chiamate esameri e 12 sono pentameri. Questi virus sono sprovvisti di involucro lipidico, quindi dell'envelope, e sono tra i più grandi virus ad esserne sprovvisti. Una caratteristica importante degli adenovirus è la presenza di numerose fibre. Come vediamo nell'immagine, sono diffuse in buona parte della superficie virale. Le fibre sono costituite da proteine virali d'attacco e sono indispensabili per l'ancoraggio e quindi per l'entrata del virus nella cellula ospite. Vediamo le malattie che causano gli adenovirus. Come dicevamo, in pazienti sani le infezioni possono decorrere in modo asintomatico senza causare particolari sintomi, oppure nel caso si manifestino sono poco aggressive e facilmente regrediscono senza l'intervento di medicinali. Le malattie principali sono congiuntiviti e cheratocongiuntiviti, quindi patologie che colpiscono gli occhi, in particolare le corne e le congiuntive. E si manifestano con occhi secchi, doloranti, arrossati. Da questi sintomi però si può giungere fino a ulcere a livello della cornea. Inoltre queste patologie possono essere accompagnate da sintomi simili influenzali. Poi possono causare gastroenteriti, quindi problemi a livello dell'apparato enterico, provocando diarrea, dolori intestinali, faringiti. Soprattutto in pazienti neonati o bambini di età inferiore ai 10 anni, in questo caso può portare a arrossamento e infiammazione alle tonsille, congestione nasale e sintomi simili influenzali. Possono causare anche malattie respiratorie acute, quindi che possono andare dalla semplice febbre e tosse fino a polmoniti e infiammazioni degli linfonodi.
Inoltre, alcuni sierotipi causano cistiti, quindi delle infiammazioni alle vie urinarie, in particolare alla vescica. Bisogna fare particolare attenzione, come dicevamo, in pazienti immunodepressi, come ad esempio malati di AIDS, in quanto il loro sistema immunitario è molto debilitato e quindi i danni causati da adenovirus possono essere molto più gravi. Vediamo le modalità di trasmissione. Gli adenovirus si trasmettono principalmente mediante droplets, aerosol, mediante via orofecale. La cura e la prevenzione. Allora, per curare gli adenovirus, dato che non possediamo degli farmaci antivirali, si agisce con farmaci per curare i sintomi, quindi paracetamolo, come tachipirina, per abbassare la febbre e sintomi influenzali. Ma anche in caso di congiuntiviti si ricorre all'uso di colliri specifici. Prevenzione si può attuare la vaccinazione che consiste nella somministrazione di compresse per via orale, però è disponibile solo per alcuni sierotipi. E inoltre le vaccinazioni sono esclusive di soldati, quindi dell'esercito, non sono mai state diffuse nella popolazione. Poi le buone pratiche comportamentali, come è importante, come per evitare infezioni da parte di ogni microbo, quindi dai batteri ai virus, ai protozoi, è importante lavare le mani, evitare il contatto con le mucose, con la bocca, quindi con il naso e con gli occhi. Per diminuire la probabilità di entrare in contatto con questi virus. Questi virus sono capaci di sopravvivere al di fuori dei fluidi corporei per un lungo periodo, mentre invece altri virus possono resistere per pochi minuti. Questo grazie a delle capacità che hanno di resistere a cambiamenti chimici e fisici, ad esempio bruschi cambiamenti di temperature o di pH. Vediamo ora il meccanismo di replicazione. Le cellule bersaglio principali degli adenovirus sono le cellule che presentano un particolare recettore chiamato Coxsackie adenovirus, che è una proteina appartenente alle immunoglobuline. Il virus si lega quindi al recettore e grazie alla presenza di un'integrina viene endocitato, quindi entra all'interno della cellula, avviene la formazione dell'endosoma e mediante quindi la fusione viene il rilascio del contenuto capsidico, quindi viene rilasciato il DNA che va a compiere la trascrizione approfittando dei macchinari della cellula. Viene trascritto mediante una DNA polimerase DNA dipendente, poi avviene la sintesi delle proteine virali che serviranno per assemblare nuove particelle virali. Durante queste duplicazioni degli adenovirus sono frequenti numerosi errori, quindi molte particelle sono difettose e non possono essere in grado di fuoriuscire. Le particelle virali invece non difettose fuoriescono dalla cellula causandone la lisi cellulare. Però nel caso delle cellule che resistono a questa lisi si assiste un'infezione latente. Vediamo adesso l'adenovirus correlata all'oncologia. È molto importante studiare i virus in generale perché oltre a causarci dei problemi possono anche essere un veicolo per curare delle malattie, come ad esempio i cancri. Gli adenovirus infatti vengono studiati in quanto possono diventare importanti nella cura di diversi tumori, come ad esempio tumori al pancreas, alla prostata oppure al seno. In particolare nei tumori al pancreas è studiato il legame che può avvenire con una particolare molecola che è l'alfa V beta 6. Questa è una proteina, in particolare un'integrina, che è presente nelle cellule tumorali.
Gli adenovirus in genere si legano, come abbiamo visto, a un'integrina quando vengono endocitati. Quindi si sta cercando di apportare delle modifiche al genoma virale per far sì che esse si attacchino all'alfa V-beta-6 e quindi in modo tale che il virus possa colpire le cellule tumorali. Quindi il virus, legandosi ai recettori alfa V-beta-6, potrebbe essere un modo per eliminare le cellule virali. Quindi in questo breve video abbiamo analizzato le strutture degli adenovirus, le malattie che causano e abbiamo anche visto come essi possono essere utilizzati per la cura del cancro.